Quanti siamo torna e si migliora l'app del comune di Termoli, che ha fatto il suo esordio lo scorso anno, si arricchisce di nuovi servizi utili a turisti e residenti. Dunque non solo un mezzo per contare le presenze sulle spiagge libere, ma anche un servizio utile per consultare una sezione dedicata alle attività commerciali e avere notizie su dove mangiare, dormire, ma anche sui trasporti, come ad esempio il collegamento con le isole Tremiti. La presentazione della nuova app Quanti siamo questa mattina nella sala consiliare del comune, affidata all'assessore Michele Barile. Quest'anno abbiamo inserito però una novità, che è quella delle altre sezioni che abbiamo inserito per mettere delle vetrine per le attività commerciali del nostro territorio. Quindi, oltre a monitorare le presenze sulle spiagge libere, il turista o l'utente, comunque il cittadino che utilizza l'app, potrà trovare quindi queste sezioni dove ci saranno B&B, affittacamere, case vacanze, hotel, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari e addirittura anche i contatti per le isole Tremiti. Quindi un'informazione a 360 gradi che sicuramente potrà tornare utile a chi utilizza questa applicazione. 180 le attività presenti nella piattaforma e destinate a crescere, come riferisce il responsabile del progetto Mattia Torraco. Sono circa 180 attività che sono state inserite e stiamo continuando a inserirle, quindi è possibile anche, diciamo, gli elenchi sono quelli che aveva il comune, ma è possibile aggiungerne, diciamo, illimitatamente attività, quindi anche se ci fosse qualche attività che vuole essere aggiunta può contattare, diciamo, il comune e l'aggiungiamo tranquillamente.